Bene, buona partenza per Rosa. Andiamo subito all'identità numero 9. Buonasera, benvenuto. Sì, sono io. Ah. Chiedo scusa. Non ha vinto nulla. No. Mi dispiace. Chi sono? Esatto. Mi sono sbagliato. Lei, mi perdoni. Come? Sì. Nell'ordine. Sì. Lei chi è? Allora, sono Francesco Paolo Antoni e sono venuto col treno. No. Quindi, diciamo... Sì. Da dove vengo? Da dove è venuto? Sono sbagliato, sono venuto da... Vengo da via San Pasquale. Sai dove sta l'edicola? Che devo... Ah, la città! Un a caso, sì. Australia. La città mia. La sua. Napoli. Napoli. Sì. Da Francesco Paolo Antoni, da Napoli. Signor Paolo Antoni, senza alcun tipo di... Sì. Di offesa personale. Sì. Ma mi darebbe la carta di... Perché? No, non è di credito, è di identità. Ah, pensavo fosse... No. Posso vedere le mani della... Perché che ci fa, scusi, con le mani della signorina? Allora posso vedere le gambe di quell'altra signorina? No, della signorina no, e poi sono coperte, non si può. Commissario, non si può fare niente in questo... Da lei lo sa, se ha visto. Allora, cara Rosa, il signor Paolo Antoni, con il suo carattere esplosivo, si presenta a lei. Sì. Salve, buonasera. Ecco. Adesso lei dovrebbe cercare di riconoscerlo per evitare che metta a soqquadro il nostro commissariato. Allora, ecco qua. Il signore viene da Napoli. Me le fa vedere anche se... Le posso vedere? A questo punto chiedo di vederle. Non ho mai visto nessuno porgere le mani così bene, Sì, rischia anche di cadere in avanti lei, signor Paolo Antoni. Certo, ma no. Sono belle, vero, queste sono mani? Sono belle, però non fa un lavoro manuale. Cosa sta facendo? Signor Paolo Antoni, c'è anche il microfono. Cosa sta facendo? Cosa fa? Un indizio. Ma che non c'è bisogno di questo tipo di indizi. Si ricopra, scusi, Allora. Peggio per voi, come sta? Lei crede che mi interessi vedere? Sì, credo di sì. No, non mi interessa. Sì. Per ora non. Quando lo dice sarà sempre troppo tardi. Allora. Tesoro mio. Senza gelosie, senza fare le gelosie. Allora, secondo me vendeva cocco sulla spiaggia. E perché? È qualcosa che faceva prima. Ma lei non si fa via, adesso voglio sapere che cos'è che lo fa pensare, perché? Mi sto riferendo a qualcosa che poteva fare prima, che ha fatto magari quando non era ancora una persona conosciuta, una persona di spettacolo. E quindi direi che vendeva cocco sulla spiaggia. Confermo. Questa identità, attenzione però, attenzione, questa identità vale 30.000 euro. Quindi lei si gioca 31.000 euro. Con questa risposta data proprio d'impeto, andiamola a verificare. Per 31.000 euro. Francesco Paolo Antoni. Sì, da Napoli. È lei che vendeva cocco sulla spiaggia? Sì, sono io. Brava Rosa, brava! Brava, complimenti, posso congratularmi. Prego, prego. Fatto un ragionamento perfetto, logico e preciso. Grazie. Complimenti.
Oh, raccontaci però quando è successo. Perché tutto avevo 18 anni, volevo fare un'esperienza un po' particolare. Insieme a un mio amico partimmo per le spiagge romane. Ah, quindi dalle parti di Roma. Esatto. Naturalmente non ho venduto una fella perché non ho mai avuto il coraggio di fare cocco bello, cocco fresco. Quindi mi stendevo al sole e aspettavo che venisse qualcuno a comprare, ma non è mai successo. Ah, dovevano venire loro da certo, te. Bellissimo. Quindi insomma, già, è stato divertente. È stato divertente. Mi sono divertito. Senti, intanto in bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo a te per Teleton. E soprattutto sei nel ruolo di Edoardo. Sì, sto girando con Uomo e Galantuomo, una commedia esilarante di Edoardo De Filippo per la regia di Armando Pugliese, quindi siamo in giro con questo spettacolo. In bocca al lupo e grazie. Grazie, complimenti. Ciao.